Ben arrivati a Timeline, una storia al giorno, dal primo all'ultimo social, in diretta ogni giorno alle 7.45 dallo studio di Agorà. Oggi partiamo dalla nostra copertina, emergenza maltempo da nord a sud. Perché? Perché partiamo dalla Sicilia e poi saliremo verso nord e parleremo anche del nord Italia. Però partiamo appunto dalla Sicilia, da quel fiume in piena che ha distrutto quella villetta, ha sterminato due famiglie. Il bilancio delle vittime in totale in Sicilia è di 12 vittime questo weekend. Partiamo subito dalla notizia di Rai News: esondazioni e frane, 12 morti in Sicilia, sindaco, villa abusiva andava demolita. Il PM a Casteldaccia, case troppo vicino al fiume. E poi leggiamo sotto la spiegazione: una villa è stata sommersa dall'acqua del Milicia, che è il fiume, a Casteldaccia. Tra le 9 vittime, 2 bambini, un uomo è morto a Vicari, altre 2 vittime nell'Agrigentino. Il premier Conte appunto poi è andato a Palermo. Ricostruiamo quello che è successo, ricostruiamo quello che è successo in queste ultime ore. Partiamo dal primo tweet che arrivò nella notte del 4 novembre, quindi tra sabato e domenica, all'1:51 di notte, dei vigili del fuoco che scrissero: intervento drammatico a Casteldaccia, recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco in una casa di campagna i corpi di 9 persone travolte dall'acqua. Si tratta di padre, madre, figlie e nonni, 4 novembre ore 1:25. Infatti la foto della villetta è questa, la villetta travolta dal Milicia, il fiume in piena, e Rai News, che era lì presente con l'inviata Raffaella Cosentino. Raffaella Cosentino, infatti, l'inviata scrive: 9 morti per esondazione del fiume Milicia, tra cui 3 bambini, e pubblica la foto dei primi soccorsi che sono arrivati. Questo è il video condiviso dall'inviata di Rai News, che era lì sul posto. Era notte piena, perché poi abbiamo visto la notizia dei vigili del fuoco arrivata all'1:30 circa, quindi era notte piena quando sono arrivate le prime notizie, e subito Rai News, grazie all'inviata, pubblica uno dei primi video. E dove siamo? Perché poi si parla appunto di Casteldaccia, si parla di Palermo, ma magari non tutti sanno dove si trova questo comune, il comune di Casteldaccia. L'ANSA ci viene in soccorso e scrive appunto il comune di Casteldaccia, e con anche il simbolino, il cerchietto, per capire bene dove siamo. I primi video condivisi sui social, appunto i primi video che poi sono stati ripresi da tutti i media, sono stati condivisi sui social. Parliamo di un ristorante in particolare, una delle prime fonti è questo, il Centro Meteorologico Siciliano, video che arriva da Bolognetta, anche qui provincia di Palermo, dove le piogge violente hanno causato disagi ed allagamenti, fonte web, e qui siamo in un ristorante, la scena è questa, successa sabato sera. Teniamoci, tenetevi, aiuto, tenetevi, ricciate, qui, vai, atti. E quella purtroppo era l'acqua entrata nel ristorante. Il ristorante stesso poi su Facebook fa sapere questo qualche ora dopo: vi ringraziamo per la calorosa preoccupazione nei nostri confronti, fortunatamente stiamo tutti bene dopo aver preso tanta paura. La notizia non è rimasta solo in Sicilia, non è rimasta solo in Italia, ma davvero è andata un po' in giro per il mondo. Andiamo per esempio in Francia, dove Arte France pubblica questo video, che è della Raptly. Le intemperie hanno fatto almeno 20 morti, sappiamo che poi oggi Repubblica scrive che sono 32, e queste sono le immagini della villetta. Pulisco tutto, scusate, così si vede bene senza altri contenuti, eccolo qui. Qui appunto siamo a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Il bilancio, solo per quanto riguarda Casteldaccia, solo per quanto riguarda questa villetta, è di 9 vittime, di cui purtroppo anche due bambini, e queste sono le prime immagini che sono state diffuse, che poi appunto leggiamo in alto: Casteldaccia, Italy, che appunto anche la Francia ha ripreso tramite Arte France, e questo è il cancello davanti alla villetta. Sappiamo che il sindaco poi ha definito la casa abusiva. Queste sono le condizioni, adesso sono le condizioni di ieri,
condizioni provocate da questo fiume in piena, un fiume in piena che ha travolto, letteralmente travolto, la villetta a Casteldaccia in provincia di Palermo. E la situazione in Sicilia rimane comunque critica. Ieri la situazione era critica e infatti vediamo che Fanpage tramite YouMedia scrive questo: maltempo Sicilia, le strade di Palermo diventano laghi e fiumi. Palermo, che è proprio la provincia dove si trova è Casteldaccia, e viene condiviso questo video: le strade di Palermo diventano laghi e fiumi, così scrive Fanpage tramite YouMedia. E infatti vediamo un video che sembrerebbe assolutamente ripreso tramite un cellulare, comunque un dispositivo, dalla macchina. Abbiamo visto davanti i tergicristalli che vanno. Qui siamo in strada, vediamo una strada, una seconda strada, dei tavolini e delle sedie, quello che sembrerebbe essere un bar che non ha più una strada sotto, ma ha praticamente un fiume, un torrente. Anche, vediamo, visto anche delle panchine. E come abbiamo letto prima tramite Rai News, il premier Giuseppe Conte si è recato, è andato ieri in Sicilia per vedere di persona quanto stava accadendo. E infatti Giuseppe Conte scrive: sorvolando le zone colpite dall'alluvione in Sicilia, a breve sarò a Palermo. Poi lì c'è stato, e infatti lì è arrivato a Palermo, e ascoltiamo le sue parole lì in Sicilia. Dobbiamo, ovviamente, la macchina dei soccorsi è intervenuta prontamente. Io ringrazio sempre, non mi stanco di ringraziare la macchina della protezione civile, di tutti i corpi coinvolti nel soccorso. In questo momento bisogna ripristinare la viabilità, bisogna ripristinare le infrastrutture che sono state messe fuori uso. Il governo più ampiamente è concentrato per un'opera generale di riammodernamento di tutto il sistema infrastrutturale nazionale, perché è un sistema infrastrutturale che ormai denuncia il logorio del tempo e richiede da parte del governo un piano di investimenti adeguato. E continua il nostro viaggio da sud, ci spostiamo verso nord. Abbiamo letto prima emergenza da sud verso da sud a nord, ovvero emergenza maltempo. Continuiamo a parlare di questa strage di abeti, di questa strage di alberi che c'è in Veneto, non solo, ma anche in Trentino, sulle Dolomiti, sull'altopiano dei Sette Comuni. CNN ha condiviso questo video. Vediamo, questa è la CNN che ha condiviso questo video. Ancora una volta vediamo la strage di abeti e la strage di alberi sulle Dolomiti, sull'altopiano dei Sette Comuni, caduti come fossero bastoncini di Shanghai, così scrissero i Vigili del Fuoco. E questa è la situazione. Non solo, i Vigili del Fuoco fanno sapere anche questo, che questi alberi, questi abeti sono poi finiti nella diga sottostante, e questa è l'immagine drammatica di questi alberi e abeti finiti nella diga. Sono successe tante altre cose. Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta, che scrive: sono cresciuta tra gli alberi del Trentino, da piccola pensavo che fossero eterni e che fossero gli abeti, facendo ondeggiare i rami, a creare il vento. Grande tristezza. Grande tristezza anche per un altro motivo. Partiamo da questo, dagli Stradivari. Gli amatissimi Stradivari, davvero non solo in Italia ma in tutto il mondo, una nostra eccellenza. Perché? Perché la notizia è questa, scritta dalla BBC, ma davvero da tantissimi altri: è stata distrutta anche la foresta che produce questi violini importantissimi. E infatti leggiamo diverse reazioni. Paolo: il bosco di Stradivari, un bosco magico. Oggi questo bosco fatto di musica piange. Anche questa è la natura a cui ha messo mano l'uomo. Vengono condivise anche delle vignette in ricordo, appunto. Vediamo uno Stradivari spezzato in due, proprio il ricordo appunto di quanto sta accadendo. E
Come sappiamo, anche la solidarietà è tanta. È arrivato anche il messaggio del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con questo tweet ieri in ricordo anche del 4 novembre. Mattarella dichiara: un grande ringraziamento ai militari e volontari impegnati nei soccorsi, alle popolazioni delle zone colpite, la solidarietà piena e concreta di tutta l'Italia. Ed è importante anche fare qualcosa. Questo è il numero solidale, 45500, a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici di ottobre 2018, scritto dalla Protezione Civile. Quindi chi può, se potete, mandate un messaggio a questo numero. E chiudiamo con un ultimo post, che è questo. Sappiamo che molte volte le immagini, le vignette possono parlare molto di più rispetto a tante frasi. Agli eroi di ogni giorno, e vediamo i vigili del fuoco impegnati nelle loro tante operazioni. Davvero, loro sono degli eroi fondamentali e sempre straordinari. Con questo timeline finisce qua, la puntata di oggi finisce qua. Grazie per averci seguito come sempre su Replay e in streaming. Grazie a tutti.